Il 4 aprile del 1968, alle 5 del pomeriggio, viene ucciso a Memphis il leader nero del movimento per i diritti civili americani, Martin Luther King. La notizia viaggia veloce e in poco tempo arriva ad Indianapolis, dove il senatore Robert Kennedy, candidato democratico alla presidenza, sta tenendo un discorso di fronte ad una folla quasi interamente di neri. E lo stesso Robert Kennedy che decide di dare l'annuncio al pubblico, improvvisando uno dei più famosi discorsi di tutta la sua carriera. I have some very, very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens, and that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life. Era un momento molto delicato, in cui la rabbia dei neri poteva esplodere in una rivolta popolare, totalmente fuori controllo. For those of you who are black, you can be filled with bitterness and with hatred and a desire for revenge. Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another, feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black. All'annuncio della morte di King, vi furono disordini in oltre 100 città americane. Ma ad Indianapolis quella sera non successe nulla. Robert Kennedy proseguì la sua campagna elettorale per tutta l'America, portando il suo discorso direttamente alle masse dei meno abbienti, ai disoccupati e agli sfruttati di ogni razza e religione. Do you have lunch? Yeah. You haven't had lunch yet? No. I think that considering we have a gross national product of some $700 billion and that we spend $75 billion on armaments, it seems that we could be doing more for those who are poor and particularly for our children. Ma la chiave decisiva del suo successo fu la chiara presa di posizione contro la guerra in Vietnam, che durava ormai da 4 anni. Had more Americans killed there in the last several weeks than any time during the war. And we're now, 6 months ago, we were talking about bombing Hanoi, and we're concerned about that because we're going to kill civilians. I just think that we just have to change our policies, and I would hope that the Democratic Party would recognize that. Ma proprio qualche ora dopo questa intervista, rilasciata nel giorno stesso in cui aveva vinto le primarie della California, lo stesso Robert Kennedy veniva ucciso all'Hotel Ambassador di Los Angeles, dove aveva appena festeggiato la sua probabile nomination alle presidenziali dell'autunno seguente. Esattamente come per il fratello John e come per lo stesso Martin Luther King, anche l'omicidio di Robert Kennedy non è mai stato chiarito fino in fondo. Non ha mai convinto Lee Harvey Oswald come folle assassino solitario di John Kennedy. Non ha mai convinto James Earl Ray come folle assassino solitario di Martin Luther King. Non ha mai convinto Sirhan Bishara Sirhan come folle assassino solitario di Robert Kennedy. Dopo aver festeggiato la vittoria all'Hotel Ambassador di Los Angeles, Kennedy si è diretto verso la sala della conferenza stampa attraverso le cucine dell'albergo. Qui si ferma brevemente a salutare i molti dipendenti dell'albergo che lo attendevano festosi. Accanto a Kennedy, sulla sua destra, c'è la guardia del corpo. Alle sue spalle c'è Paul Schrade, un dirigente sindacale che ha dato un forte contributo alla vittoria di Kennedy in California. Ad un certo punto sbuca fra la folla Sirhan Sirhan, che punta una pistola contro Kennedy e inizia a sparare. Questa
e la registrazione fatta dal giornalista Andrew West, che stava intervistando Kennedy lungo il percorso attraverso le cucine. How are you going to counter Mr. Humphreys and his background in you as far as the delegate votes go? I think it's those kinds of struggle points. Somebody said Robert. What? Oh my God. Senator Kennedy has been shot in the head. Get his son! Okay, now hold on to the guy. Hold on to him. Hold on to him, ladies and gentlemen. They have the gun away from the man. In this shot. They've got the gun. I can't see the man. Alla fine della sparatoria, Paul Schrade si ritrova a terra, colpito da un proiettile alla fronte. I thought I was being electrocuted, but it was my first thought before I passed out. Oltre a lui ci sono 4 feriti, di cui 2 gravi. Ma riusciranno tutti a sopravvivere. Nel frattempo Kennedy è caduto all'indietro, tirato a terra dalla sua guardia del corpo. Sotto la testa del senatore compare subito una larga pozza di sangue. Uno dei presenti gli si avvicina e gli mette in mano un rosario. I gave him a pair of rosary beads, which are from Ireland. I got a little frightened to see him looking straight up, but he looked at me. I said, the act of contrition, I'm a Roman Catholic is trained to do this in a case of any serious accident. I said, the act of contrition, slowly and audibly, and he heard it, I'm sure of it. And with that he took my hand and the rosary beads and tightened. A quel punto Kennedy perde conoscenza. Sirhan viene subito arrestato e portato via. La polizia deve proteggerlo dalla folla che vuole linciarlo. Nei saloni dell'albergo la notizia si sparge in un lampo. In pochi minuti l'allegria è diventata tragedia. Kennedy viene trasportato ad un vicino ospedale dove viene sottoposto ad un primo intervento chirurgico. 40 minute operation to remove the bullet in his brain and the bone fragments it caused. Con l'incubo di Dallas ancora vivo nella mente, l'intera nazione passa la notte incollata al televisore. Secretary Frank Mankiewicz as being still in extremely critical condition. Trasportato in un ospedale più attrezzato, il Good Samaritan, Kennedy subisce una seconda operazione al cervello. Ma le sue condizioni sono apparse gravi fin dall'inizio. Dopo aver lottato per 24 ore con la morte, Robert Kennedy spira senza avere più ripreso conoscenza. Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today, June 6, 1968. He was 42 years old. Subito dopo l'arresto, Sirhan dice di non ricordare nulla dell'attentato. La sua memoria si ferma al bar dell'Ambassador, quando stava sorseggiando un caffè in compagnia di una ragazza, e riprende nella stazione di polizia quando tutto era già avvenuto. Nel mezzo, il buio più assoluto. Do you remember drinking coffee? I remember being around the coffee. You don't remember anything at all after that? What do you remember? When you got back and after you've had some coffee.
my throat. He was born in Jordan in 1944 and was admitted to the United States as a permanent resident in January of 1957. He is not a United States citizen. Sharon's residence is in Pasadena, California. Nella perquisizione della sua stanza, la polizia trova un diario nel quale Sirhan ha scritto dozzine di volte in maniera ossessiva «Robert Kennedy deve morire». I vicini però concordano tutti nel descriverlo come un ragazzo tranquillo che non ha mai dato fastidio a nessuno. Describe him as a wonderful boy, an example for anybody. He seemed very quiet, what you might call clean cut. He certainly didn't seem like the kind that would do it. Lo stesso capo della polizia appare sconcertato. You know, he hasn't told the family about what he's been up to at all, so we don't know anything more than you do. Was he politically oriented at all? Not a bit. This is what's perplexing about it. He didn't profess any particular interest in things political. No. I mesi passano, ma Sirhan continua a non ricordare nulla di quei tragici minuti. Prima del processo, gli avvocati dell'accusa e della difesa sottopongono Sirhan ad un test psichiatrico per accertarsi che non stia mentendo. Ma l'amnesia di Sirhan risulta reale a tutti gli effetti. Sirhan's lack of memory for the murder of Robert Kennedy was genuine, and it was established by both the defense and the prosecution before the trial. Sirhan himself badly wanted to remember what had happened. After all, he was caught with a smoking gun, so he wanted very badly to remember, and he worked hard at it, but he was still unable to come up with any motive or any memory of the crime. Riguardo al diario con le minacce di morte a Kennedy, Sirhan riconosce che quella è la sua calligrafia, ma non ricorda di aver mai scritto quelle parole. It's my handwriting, you know, my thoughts, but I don't remember them. They are the writings of a maniac. They're not the writings of me now. Un anno dopo, nell'aprile del 1969, inizia il processo. Ma il verdetto, come già era avvenuto per Lee Harvey Oswald, era già stato deciso in anticipo. Il difensore d'ufficio di Sirhan infatti rinuncia a contestare i capi d'accusa, riconosce subito la sua colpevolezza e sceglie per lui la linea difensiva della semi-infermità mentale. The Sirhan defense team decided that he was guilty, that the evidence was overwhelming and they would not contest or confront the evidence. Sirhan protesta perché vorrebbe chiarezza sui fatti avvenuti, ma non gli viene permesso di ricusare il difensore. Le prove contro di lui sono schiaccianti. L'esperto balistico Dwayne Wolfer ha fatto risalire i proiettili alla pistola di Sirhan. Almeno 10 persone l'hanno visto sparare a Kennedy. E il diario trovato a casa sua conferma l'intenzione di ucciderlo. All'unanimità Sirhan viene condannato a morte. La sua condanna verrà poi trasformata in ergastolo quando la California abolirà la pena di morte. Il caso è chiuso. Ma per qualcuno i conti non tornano. Il problema più vistoso per la versione ufficiale è costituito dal numero di proiettili che sono stati recuperati. 2 sono stati estratti dal corpo di Kennedy, 1/3 gli ha attraversato il torace ed 1/4 gli ha perforato la giacca senza ferirlo, andando poi a perdersi nel soffitto sopra di lui. Dai 5 feriti è stato estratto 1 proiettile ciascuno. 2 proiettili sono stati trovati conficcati nello stipite della porta alle spalle di Kennedy. Furono quindi almeno 11 i proiettili sparati quella sera. Ma la pistola di Sirhan, un revolver Iver Johnson calibro 22, poteva contenerne soltanto 8. Ci sono almeno 3 proiettili di troppo perché Sirhan abbia potuto agire da solo. Nonostante questo, la polizia di Los Angeles ha sempre sostenuto che furono soltanto 8 i colpi sparati quella sera. In questo modo si è potuto addebitare l'intera colpa a Sirhan, senza dover denunciare la presenza di un secondo sparatore e quindi di un probabile complotto. E così, mentre a Dallas era stato necessario ricorrere al cosiddetto proiettile magico per giustificare l'intera sparatoria con 3 colpi soltanto, nel caso di Robert Kennedy diventano addirittura 3 i proiettili che compiono traiettorie mirabolanti per poter giustificare tutte quelle ferite con 8 colpi soltanto. James DeEugenio è l'autore del libro Assassinations, nel quale l'omicidio di Robert Kennedy viene analizzato fin nel minimo dettaglio. Now, it's supposed to go this way. Yeah. Okay? Because he's hit from behind.
Uh-uh. This bullet then has to go backwards to hit Paul Schrade going upward at an upward angle. Okay? Perché quel proiettile potesse colpire Schrade, Sir Han doveva trovarsi più in basso di Kennedy. Questi avrebbe dovuto dargli le spalle e Schrade avrebbe dovuto trovarsi praticamente sopra di lui. Then you have bullets going off the ceiling, okay, going downward, but they then bounce upward to hit a woman who's bending over, okay, in the forehead, like. Okay, there's three bullets in this case that do the magic bullet stuff that we know about from the John F. Kennedy case. Nonostante la tesi degli otto proiettili fosse decisamente forzata, il difensore di Sir Han ha scelto di non contestarla e quindi la giuria non ha mai saputo che in realtà i proiettili ritrovati furono 11. Subito dopo la sparatoria, molte persone avevano notato i fori di proiettile nello stipite della porta alle spalle di Kennedy e nei pannelli del soffitto sopra di lui. L'FBI aveva fotografato lo stipite e poi la polizia di Los Angeles lo aveva rimosso insieme ai pannelli del soffitto per metterli a disposizione della magistratura. Ma al processo questi elementi non furono mai presentati. E dopo il processo la polizia di Los Angeles decise di bruciarli come se si trattasse di semplice immondizia. Questa è la spiegazione data dall'allora capo della polizia Daryl Gates per un gesto così sconcertante. We kept them around for a long, long time, and we finally said this case has gone to court. The man has been convicted. You can't keep junk around forever. And they took up a lot of room. Quello del senatore Kennedy, però, è stato uno dei più importanti omicidi della storia moderna. E resta difficile credere che la polizia di Los Angeles, normalmente molto precisa e meticolosa, non avesse spazio nei propri magazzini per conservare un paio di assi di legno. Accusato di aver intenzionalmente distrutto delle prove importanti, Daryl Gates ha dichiarato che quei reperti, invece, non dimostravano assolutamente nulla. Everything that was used to convict Sirhan was preserved. Those things that had no evidentiary value. In realtà, i due proiettili conficcati nello stipite portavano ad 11 il totale dei colpi sparati e stabilivano senza ombra di dubbio la presenza di un secondo sparatore nelle cucine dell'Ambassador. Questo, a sua volta, avrebbe dimostrato che Kennedy fu ucciso in seguito ad un complotto e non per il gesto inconsulto di un folle solitario. In seguito, è stato lo stesso direttore degli archivi di Stato della California a denunciare pubblicamente la gravità del comportamento della polizia di Los Angeles. As the documents show, the police did dispose of physical evidence, the door jams and ceiling tiles from the crime scene, and over 2,400 photographs. Among missing photographic items are those relating directly to crime scene studies, ballistics examinations, and witness reenactments. There are simply reports that the material was disposed of. There's no rationale presented that we've found in any of the files. Ma le accuse di insabbiamento non finiscono qui. Alcuni anni dopo il processo, qualcuno si è accorto che il numero di matricola riportato sulla busta che conteneva la pistola di Sir Han non corrispondeva a quello della pistola stessa. In altre parole, i test balistici che avevano collegato i proiettili ritrovati nelle cucine alla pistola di Sir Han non erano più validi, poiché eseguiti su una pistola diversa dalla sua. Wayne Wolfer, the criminalist for the LAPD crime lab, had drawn the conclusion that the bullets recovered were fired from Sirhan's gun. And it turned out that he examined a gun that had a different serial number than Sirhan's. Nuovamente la polizia di Los Angeles si è giustificata dicendo che si è trattato di un semplice errore di trascrizione, ma a questo punto la lista di negligenze, omissioni e violazioni lampanti delle procedure è talmente lunga che diventa difficile credere che si sia trattato ogni volta di semplice inefficienza. Investigation wasn't botched, it was deliberately covered up. They didn't botch a few things, their behavior was scandalous. Nel 1968, Stanislav Prusinski era un giovane reporter radiofonico che aveva appena finito di registrare il discorso di Kennedy all'Ambassador Hotel. You see this slim guy? That's me. And,
Dopo aver riposto la sua attrezzatura, Prusinski si è avviato verso le cucine dell'albergo per seguire Kennedy alla conferenza stampa. You can see me there, detaching the microphone. Nella fretta, però, Prusinski si è dimenticato di spegnere il suo registratore a cassette. In questo modo, senza saperlo, Prusinski ha registrato i suoni dell'intera sparatoria, che è iniziata proprio nel momento in cui stava per entrare nelle cucine. Soltanto in seguito Prusinski si era accorto di aver registrato la sequenza dell'attentato e fece subito analizzare il nastro dalla stessa FBI. Ma l'esame non sembrò rivelare nulla di particolare, oltre alle urla dei presenti. Con le tecnologie digitali più recenti, invece, il tecnico del suono Philip Van Praagh è riuscito ad analizzare il nastro, traendo alcune interessanti conclusioni sulla dinamica dell'attentato. Well, there were 13 shot sounds that I found on that recording, up to the point where the screams just totally overrode all of the other audio. La traccia analizzata da Van Praagh rivela due colpi iniziali isolati, dei quali riusciamo a sentire distintamente il primo, seguito da una serie molto fitta di colpi ravvicinati. Questo conferma in pieno le molteplici testimonianze di chi dice di aver sentito prima uno o due colpi, poi una pausa e infine il pandemonio. La registrazione originale di Prusinski è stata analizzata anche da un secondo laboratorio americano, indipendente da quello di Van Praagh. So definitely there's two shots here. Bang, bang, bang. Mm-hmm. The first shot, right, 360. 360. We have one, two, three, maybe four, five, six, maybe seven, eight, nine. There's a lot of shots potentially here. La traccia sonora, infine, è stata mandata ad un terzo laboratorio in Danimarca che ha ottenuto dei risultati simili. So he felt there was 10 different places where it looked like there were shots. So we're getting very similar results. Come spiega lo stesso Van Praagh, è impossibile stabilire con certezza assoluta il numero dei colpi sparati, ma sul fatto che ve ne fossero almeno 10 sembrano concordare tutti. I cannot absolutely guarantee that 13 is the correct number. However, it is greater than 8, I can certainly say that. Subito dopo il discorso di Kennedy, una assistente del suo team elettorale, Sandra Serrano, era uscita a prendere un po' d'aria sulle scale antincendio dell'albergo. Ad un certo punto ha visto uscire di corsa un ragazzo ed una ragazza con un vestito a pois che si sono precipitati giù dalle scale. I was standing there just thinking, you know, thinking about how many people there were and how wonderful it was. Then this girl came running down the stairs in the back, came running down the stairs and said, "We've shot him, we've shot him." And I says, "Who did you shoot?" And she says, "We shot Senator Kennedy." She had on a white dress with polka dots. She was light-skinned, dark hair. Lo stesso scambio è stato udito anche da una coppia di passanti, i signori Bernstein, che hanno poi raccontato il fatto al detective Saraga, che stava raccogliendo le prime informazioni dopo l'omicidio. I asked them what had happened, and the woman related that her and her husband were outside the embassy room when a young couple in their late teens or early 20s, the girl wearing a polka dot dress, came running by them shouting, "We shot him, we shot him, we killed him." And the older woman asked, "Who did you shoot?" And the young woman said, "Kennedy, we shot him, we killed him." And then the two of them ran off just real happy, real joyful. Ma la ragazza con il vestito a pois o polka dot girl non è stata mai ritrovata. E fino ad oggi la sua identità rimane misteriosa. Nonostante la lista dei testimoni che l'avevano vista fosse notevole, la polizia di Los Angeles ha preferito non investigare su di lei, lasciando cadere anche questa traccia. Qualche giorno dopo, Sandra Serrano è stata richiamata dalla polizia, che l'ha sottoposta ad un lungo e tormentato interrogatorio, nel quale ha cercato in tutti i modi di farle cambiare la sua testimonianza. No, Sandy, I don't know what I told you about this. You can't say you saw something, but you didn't see it.
There was this girl coming. She was coming downstairs and she said, "We shot him, we shot him." And all this girl in the polka dot dress, a white dress, polka dot. It's not that easy. I know what I'm telling you. It said I've never even seen a girl with a polka dot dress. I'm saying that nobody told you we had shot Kennedy. Did somebody tell me that we had shot Kennedy? No. I'm sorry, but that's true. That is true. Well, number one, you know that nobody told you we had shot Kennedy. No, somebody told me we had shot Kennedy. No, but nobody told you. Where did they tell you this, honey? Outside. No, ma'am. No, ma'am. Dopo lunghe ore di interrogatorio e dopo essere stata minacciata di venir denunciata per avere mentito, Sandra Serrano finalmente crolla e riconosce di non essere più così convinta della frase che aveva sentito sulle scale. Nel frattempo il detective Saraga è venuto a sapere che nel suo rapporto la frase della ragazza con il vestito a pois "gli abbiamo sparato" era stata cambiata da qualcuno con "gli hanno sparato". Apparently they thought that the reports would not be scrutinized or subject to scrutiny. What they didn't count on, I guess, was the fact that I kept one of the reports myself, the original stencil copy. In questo modo, un altro importante elemento che suggeriva l'esistenza di un complotto per uccidere Kennedy è scomparso dagli atti ufficiali e al processo nessuno ne ha sentito parlare. Nonostante Sandra Serrano sia stata obbligata a cambiare la propria deposizione di fronte alla polizia, nella vita privata non ha mai cambiato la versione dei fatti. And I said, "What happened?" They said, "We shot him, we shot him." I said, "You shot who?" And they said, "The senator." Nel 1968 Scott Enyart era uno studente di 15 anni che sognava di diventare un grande fotografo internazionale. Dopo aver ottenuto da un amico delle false credenziali, Enyart era riuscito a mescolarsi ai veri reporters che seguivano Kennedy quella sera all'Ambassador. A friend of ours got passes, we thought, you know, it would be fun, we could get some pictures, so that's why we came. How long have you worked with a professional camera, Scott? I had been using a camera for about 2 years prior to what happened here. In piedi di fronte al palco, Enyart ha scattato, senza saperlo, le ultime fotografie di Kennedy prima dell'attentato. Quando il senatore ha finito il suo discorso, lo ha seguito attraverso le cucine dell'albergo. I was about 5 feet from the podium. As he finished his speech, I followed him into the pantry area. As I got into the pantry, I was about 10 feet behind him, continuing to take pictures as he shook hands with people. And all of a sudden, I saw him drop from the frame. He fell. And I continued taking pictures. I backed up. I jumped up on a table. Everyone in front of me had been shot and fell. I jumped up to get out of the way, continued taking pictures for a while. Ma una volta ritrovatosi fuori dall'albergo, Scott Enyart è stato circondato dalla polizia ed arrestato. As soon as I got out the door, I was surrounded by about 6 policemen with their guns drawn, and they placed me in a car, took my camera from me, and told me that it was evidence and that they would have to have the film. They finally questioned me around 5:30, gave my camera back without the film. And I asked them about when I would get my film back, and they told me that they'd contact me. Dopo il processo, la polizia ha restituito ad Enyart alcune delle sue fotografie, ma non tutte. These are the prints the police gave you after the trial, the Sirhan trial. That's correct. I feel there are some missing from it. I took a 36 exposure roll and I got 26 prints back. Enyart ha riavuto sia gli scatti che aveva fatto prima dell'attentato, sia quelli che ha fatto subito dopo. Ma delle foto che Enyart ha scattato durante l'attentato non c'era traccia. Scott Enyart si è allora rivolto nuovamente alla polizia per avere anche il resto delle fotografie. They didn't contact me, and about 6 months later I started asking, you know, I called them, went down there and asking about, you know, having the rights to my own film. And they disavowed any knowledge of even knowing me. A quel punto gli hanno detto che le sue foto erano state segretate e che per 20 anni non avrebbe potuto riaverle. Paziente, Enyart ha atteso 20 anni, ma quando si è presentato per riavere le sue foto, ha scoperto che erano state distrutte ancora prima del processo a Sirhan. And I was notified by the California State Archives that my photographs, along with 2,400 other pieces of evidence, had been destroyed by the LAPD 3 weeks before Sirhan's trial. Ma il problema più ingombrante per la versione ufficiale
rimane quello dell'autopsia di Robert Kennedy, che fu eseguita dal coroner di Los Angeles, cioè il medico legale Thomas Noguchi. Fra i migliori in assoluto nella sua professione, Noguchi è noto anche come il coroner delle star, per aver eseguito l'autopsia di personaggi famosi come Marilyn Monroe, la cantante Janis Joplin, l'attore comico John Belushi, l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Polanski, che fu uccisa da Charles Manson, o la stessa autopsia di Roberto Calvi, che ha aiutato a stabilire che il banchiere trovato impiccato sotto un ponte di Londra non si era suicidato. Nell'autopsia di Robert Kennedy, Noguchi ha rilevato che tutti i proiettili che lo hanno colpito viaggiavano dal basso verso l'alto e provenivano da dietro e dal suo lato destro. Mentre Sirhan, a detta di tutti i testimoni, è sempre rimasto di fronte a Kennedy. Noguchi ha anche stabilito che il colpo mortale, quello alla testa, è stato sparato a bruciapelo da una distanza di pochi centimetri al massimo. Mentre Sirhan, a detta di tutti i testimoni, non si è mai avvicinato a Kennedy a meno di un metro. One area gunshot wound was found behind right ear and it showed the direction to be upward, back to front, and of course to the right to left direction. So if I may just use my finger to illustrate, it will be like this. There were abundance of a powder deposit on the edge of the right ear. And after test firing the similar weapon, we came to conclusion that the muzzle distance would be one inch from the right ear edge and no more than 3 inches. Noguchi ha rilevato che anche gli altri due colpi che hanno raggiunto Kennedy provenivano da dietro e dal basso. There were two additional gunshot wounds found in the senator's remains. The two were very close together. Gunshot wound number two was found in the armpit, and it was a through and through gunshot wound, and the direction was back to front. And the exit wound was found front of the right shoulder. Abbiamo quindi tre colpi che provenivano da una posizione diversa da quella di Sirhan e da una distanza molto più ravvicinata della sua. He was not an inch away from Kennedy's head because he was across the room on this ice thing. And the room, I don't know the dimensions of the room, but he was not an inch away. That bullet which killed Kennedy, it was an inch away from his head. This bullet didn't come from Sirhan. Did not come from Sirhan. Because he never got that close. Carl Wecker era il maître dell'Hotel Ambassador, che alla fine del discorso ha preso Kennedy per il polso per guidarlo in mezzo alla folla attraverso le cucine dell'albergo. Ad un certo punto è comparso davanti a loro Sirhan, che ha iniziato a sparare. Wecker a quel punto ha perso la presa di Kennedy e si è lanciato su Sirhan, spingendolo contro il tavolo metallico mentre gli teneva bloccato il polso che teneva la pistola. A quel punto, altri sono intervenuti per aiutarlo a togliere la pistola dalle mani di Sirhan. Al centro vedete Wecker, sotto di lui Sirhan. Kennedy in questo momento si trova sulla destra dell'inquadratura, a terra, alle spalle di queste persone. I'm leading Senator Kennedy. More or less holding him on his ankle like this, leading him towards the kitchen, which leads towards the colonial room. And when we came behind the doors, he starts shaking hands with some of the helpers and some of the hotel staff. And so I took Senator Kennedy's hand again and said, Senator, we have to go. And
The senator's hand was back in your hand, Carl. Yeah, his right hand, I got with my left hand. Mm-hmm. Just like this. Mm-hmm. I got his hand right here, and he's saying, "Mr. Senator, we have to go now." But this time he was still talking towards the busboy, and he starts looking at me, and we start going. The same time was when somebody moved into me between the steam table. Mm-hmm. And myself, you know, I was maybe was 1 foot in between the steam table and myself. So at that time, I heard one shot, and I thought it was a firecracker or something. I had Kennedy by the hand, and I heard the second shot going off, and then I realized I saw that gun here somewhere around here, you know, somewhere around there. And I guess at the time when I lose Kennedy's hand, I just dropped his hand, and I was very lucky that I got him right here on his ankle. No, that was my luck, otherwise I wouldn't be here today anymore. So I pushed him down and I put him over the steam table, and here Sirhan keeps on pulling him to the left side, and that's when he starts shooting very rapidly, the last shots. No, that time I had him like this, you know, and I was hitting that gun on top of the steam table. Get his thumb and break it if you have to. Get his thumb. Okay, now hold on to the guy. Hold on to him. Hold on to him, ladies and gentlemen. They have the gun away from the man. In this shot. Was it possible for Sirhan to get behind you and behind Senator Kennedy and shoot from behind? No, this was complete impossible, because Sirhan was in front of me, and he didn't have no way to go behind me, to come behind me, to shoot from behind me. I had him right in front of me. I didn't let him pass me. I had my left foot on his knees, and I pushed him over. Sirhan then was shooting blindly after the second shot. Oh, yes, blindly. Yes, yes. He just was pulling the trigger. I even could feel when his hand was moving and pulling him, but he didn't see anything anymore where he was shooting, because I had him complete covered with my, you know. Accanto a Kennedy, alla sua destra, c'era Eugene Tane Caesar, una guardia del corpo che nessuno aveva mai visto prima e che all'ultimo momento aveva sostituito quella regolare di Robert Kennedy, trattenuta lontano dall'albergo da un improvviso disguido. Caesar ha detto di aver estratto la sua pistola durante l'attentato, ma di non aver sparato un solo colpo. And I was a little behind Bobby, so I would say I was about 3 feet from the flash, because I looked up and seen a red gun flash, and like I said, I got a little bit of powder in my eyes. When the shots were fired, when I reached for my gun, and this one I got knocked down. Did you get your gun out of your holster? Yeah, but it didn't do no good because I'm on the floor. Oh, yeah. C'è chi invece quella sera lo ha visto chiaramente sparare per ben tre volte. I was in the pantry way following the senator. He stopped and shook hands with several people and started to progress again. We were packed in there like sardines. There were lights and cameras and people and a lot of excitement. Don Shulman era un giovane reporter di una TV locale che stava seguendo la campagna elettorale di Robert Kennedy. Another man stepped out and he shot. Just then the guard who was standing behind Kennedy took out his gun and he fired also. The next thing I knew is that Kennedy was shot 3 times. Now, how far was Sirhan from Senator Kennedy at the time? I would say approximately from 3 to 6 feet. Where was this guard who was firing his gun? He was standing directly to the side and back of Kennedy. On what side? He was standing on the right-hand side. Now, Don, did you tell this story to any police authorities? I told the story to several different people, including several police authorities. Ma quando Shulman ha cercato di raccontare quello che aveva visto alla polizia, non solo non lo hanno voluto ascoltare, ma gli dicevano tutti che si era sicuramente sbagliato. In fact, I also told them that the guard pulled out the gun, and everyone told me that in the confusion I didn't see what I saw. Well, I didn't see everything that happened that night because of the blinding lights and the people screaming, but the things that I did see, I'm sure about, and that is Kennedy being shot 3 times.
The guard definitely pulled out his gun and fired. Ma anche in questo caso, la polizia di Los Angeles non si è comportata secondo le procedure previste. Non solo non ha voluto ascoltare la testimonianza di Shulman, ma ha immediatamente sposato la tesi di Sirhan come unico assassino. E non si è nemmeno preoccupata di requisire la pistola di Caesar, come di cercare altre eventuali armi da fuoco presenti quella sera nelle cucine dell'albergo. È vero che in questa immagine, scattata subito dopo l'attentato, Caesar mostra di avere ancora tutti i proiettili della sua pistola di ordinanza. Ma quella è una calibro 38, mentre Kennedy è stato ucciso con una calibro 22. E Caesar è risultato in seguito possedere anche una calibro 22, che però nessuno è mai riuscito a trovare. Inizialmente disse di averla venduta prima dell'attentato, più tardi si scoprì invece che l'aveva venduta soltanto 3 mesi dopo. Stranamente, Caesar ha anche chiesto di non essere interrogato al processo e, ancora più stranamente, la cosa gli è stata concessa. Dopo aver superato, a detta dell'FBI, un test della verità, Eugene Tain Caesar è scomparso di scena e si è trasferito a vivere nelle Filippine. A molte persone resterà per sempre il dubbio che sia stato lui a sparare i colpi a bruciapelo a Kennedy mentre lo tirava a terra, approfittando del fatto che l'attenzione di tutti in quei momenti drammatici era concentrata interamente su Sirhan. Certo, sarebbe paradossale dover riconoscere che in questa immagine colui che arresta il presunto colpevole sia in realtà il vero responsabile dell'omicidio. In ogni caso, dell'intero omicidio di Robert Kennedy rimane ancora un grande mistero da risolvere. Sirhan Bishara Sirhan, che nel frattempo è invecchiato nella prigione di Cormoran, in California, ancora oggi, ad oltre 40 anni dal fatto, non ricorda un solo istante di quanto è avvenuto. I asked him, I said, son, will you tell me why did you do that? His tears began to drop. He said, mama, I'm sorry, I don't remember anything. I was told that I killed Senator Robert Kennedy. E a questo punto, soltanto l'ipotesi più fantascientifica e apparentemente lontana sembra essere quella in grado di spiegare cosa davvero sia successo. After 15 years of analyzing the evidence and interviewing experts and witnesses, the only logical conclusion in this case, from my mind, is that Sirhan Sirhan was a programmed assassin, programmed to show up shooting at Robert Kennedy and programmed not to remember. Nel film Il candidato manciuriano del 1962, un uomo commette una serie di omicidi dei quali non ricorderà poi assolutamente nulla. Why did you try to kill me? I had to kill him. I had to. Si scopre in seguito che il killer era stato programmato per uccidere e poi per dimenticare di averlo fatto attraverso una serie di sedute ipnotiche. Listen, Corporal Williams. I've got what? I've got it. Got what? The method you used in the murders. Well, what is it? Hypnotism, my dear fellow. Hypnotism. Chiaramente si tratta solo di un film, ma sappiamo di certo che grazie all'ipnosi è possibile imporre ad un soggetto di cancellare intere porzioni della propria memoria a comando. Ora ti dormi. Dormi profondamente. E tutto quello che hai visto si cancella nei suoi effetti dalla tua mente. Il tuo sonno è sempre più profondo. E il sonno che tu dormi ora annulla ogni ricordo. Questa è una seduta di ipnosi regressiva relativa al noto caso di Fortunato Zanfretta che riempì le cronache italiane nei primi anni Ottanta. Quando io ti risveglierò, tu non saprai nulla di quello che è accaduto nelle ultime ore e non ricorderai nulla. Come si può vedere, al termine della seduta, il soggetto non ricorda assolutamente nulla. Tutto ok, E mostra addirittura di aver perduto la percezione del tempo. Già finito? Sì. Per lui, tutto il periodo trascorso sotto ipnosi semplicemente non è mai esistito. Ma è possibile arrivare a programmare un individuo a compiere un'azione, come un omicidio, che sia contro la sua volontà e contro i suoi principi morali? Oltre ad essere un noto psichiatra,
Il dottor Herbert Spiegel è proprio colui che ha inventato il metodo per misurare il grado di ipnotizzabilità di un paziente. The total and complete amnesia that Sirhan demonstrated from the very beginning to this very day suggests strongly that he was A, highly hypnotizable, and B, programmed to perform that act. Bernard Diamond placed him under hypnosis and discovered that this was very easy. He simply held up a quarter in front of Sirhan's face, and Sirhan went right into a trance, indicating to Dr. Diamond that Sirhan was an excellent subject and had been programmed before and was experienced with hypnosis. Il dottor Diamond ha testimoniato che durante una sessione di ipnosi, Sirhan ha replicato con grande facilità tutti i passaggi che la polizia aveva trovato scritti nel suo diario. Sirhan was asked, under hypnosis, tell us more about Robert Kennedy. And he responded by writing out similar phrases, RFK must die, die, RFK must die, die. Il dottor Diamond ha concluso che Sirhan doveva aver scritto il suo diario durante una trance ipnotica. Nel 1970 l'America fu colpita da un grande shock quando si seppe che da oltre 15 anni la CIA aveva messo in atto un programma segreto chiamato MKUltra, il cui scopo era di manipolare la mente umana fino a portare un individuo a compiere qualunque azione gli venisse ordinata. Gli esperimenti avevano luogo a Montreal, nella clinica Allen Memorial del dottor Cameron, uno dei più noti e rispettati psichiatri canadesi. Qui i normali pazienti, afflitti da turbe psichiche più o meno gravi, andavano e venivano regolarmente per essere curati dal dottor Cameron. Qualcuno di loro, però, invece di essere curato secondo le normali procedure, veniva letteralmente sequestrato dallo staff medico, che lo faceva scomparire per lunghe settimane, e lo sottoponeva ad una lunga serie di esperimenti segreti, intesi a renderlo un vero e proprio automa. Linda MacDonald è una di queste persone. I think there were about 80 of us. We discovered that these 80 people were just ordinary everyday people. It could have been you, it could have been me, it was me. It could have been anybody who just walked through the doors of the Allen Memorial on the wrong day at the wrong time when Dr. Cameron needed another schizophrenic for his fun little stuff upstairs. Linda MacDonald started off as a pretty much normal person. She basically came into the hospital as a mother with many young children who was a little overwhelmed and depressed for just routine psychiatric treatment. And 3 weeks after I was there, I was shipped up to the sleep ward. And I came out of there vegetable 5 months later. By the time someone was in the sleep room, the ability of that individual to remember or describe what happened to them was very limited. So the descriptions that there are from nurses and from other people who worked at the facility, and their descriptions are, to quote one, like something out of Dante's Inferno. I received a total of 109 electroconvulsive shock treatments. In less than 5 weeks, I had 86 straight comatose days where I was completely out of it. The purpose for all of this was to wipe from my memory, to take a life, to wipe it completely clean. So I would not have a memory ever. When I came out of the treatment and they had decided that my memory was wiped sufficiently, I didn't know who I was. I was a baby. They had to toilet train me and they had to teach me to walk and talk and feed myself. She has absolutely zero direct memory of her life before age 25. Now, it doesn't take long to figure out why the CIA or other intelligence agencies would be interested in such research. Well, if Cameron can get it to work for a psychiatric patient, well, then they can use the same thing to deprogram somebody and put them back together for brainwashing. È stato solo dopo lunghi anni di sofferenza, nei quali ha anche perso la battaglia legale per l'affidamento dei figli, che Linda MacDonald ha scoperto la verità. This big headline saying Dr. Cameron, CIA, brainwashing experiments, and I stopped breathing for a minute.
You could have knocked me over. I couldn't. I knew Dr. Cameron was my doctor. I knew I had been at the Allen Memorial. But up until that moment, I believed, because that's what I was told, that the doctor had fixed me, had done to me great things, and I was lucky that he had been my doctor. So I couldn't not read the article, and as I read it, I was just horrified. Normally conditioned American who's been trained to kill, then to have no memory of having killed. Without memory of his deed, he cannot possibly feel guilt. Nor will he, of course, have any reason to fear being caught. I told him to build me an assassin. I wanted a killer from a world filled with killers, and they chose you. His tears began to drop. He said, Mama, I'm sorry. I don't remember anything. I was told that I killed Senator Robert Kennedy. Il programma MK Ultra naturalmente è stato smantellato, ma l'omicidio di Robert Kennedy risale proprio al periodo in cui la CIA conduceva questi esperimenti di manipolazione cerebrale all'insaputa di tutti. È quindi assolutamente possibile che Siran sia stato vittima di questo tipo di programmazione, che finora rimane l'unica spiegazione plausibile per la sua completa mancanza di ricordi dei momenti dell'assassinio. Forse non sapremo mai chi ha voluto l'omicidio dell'ambassador, ma di certo si può affermare, valutando l'insieme dei dati a disposizione, che non sia stato Sirhan ad assassinare Robert Kennedy sulla via di una presidenza che avrebbe certamente cambiato in maniera radicale la storia degli ultimi decenni. Pochi sono grandi abbastanza da poter cambiare il corso della storia, ma ciascuno di noi può cambiare una piccola parte delle cose, e con la somma di tutte quelle azioni verrà scritta la storia di questa generazione.